L'Italia entrò in guerra con una base industriale molto ridotta rispetto agli altri partecipanti e con modelli ormai obsoleti, considerati d'avanguardia solo 10 anni prima. Nel campo dei bombardieri l'Italia poteva comunque contare su alcuni aerei veramente efficaci, quali per esempio il Cant Z-1007 Alcione. L'Alcione era una versione basata a terra dello Z-506 idroplano e decollò per la prima volta nel 1937. 2 anni dopo vennero fatte le prime consegne alla Regia Aeronautica. I primi 35 esemplari erano potenziati da 3 motori Isotta Fraschini da 850 cavalli. Con una potenza ridotta e un'autodifesa affidata solo a 4 mitragliatrici, l'Alcione era estremamente vulnerabile. L'aereo fu migliorato, il che generò la versione Cant Z-1007 bis, con la fusoliera più lunga e apertura alare maggiore. Questa versione fu dotata di motori Piaggio da 1000 cavalli e 2 delle mitragliatrici da 7 mm furono sostituite da armi più pesanti da 12,7 mm. L'arma posta nella torretta dorsale fu controbilanciata da un tubo della stessa forma e dello stesso peso, in modo da agevolarne la rotazione. Le ultime versioni sostituirono la deriva unica con una formula 2 piani verticali in coda. L'Alcione era il bombardiere italiano più importante in termini operativi dopo il Savoia Marchetti 79. Poteva trasportare un carico offensivo di ben 2000 kg oppure 2 siluri antinave. Nel 1942 fu introdotta una nuova versione con motori da 1175 cavalli con un carico offensivo ridotto per migliorare il raggio d'azione. Questo modello entrò in azione su tutti i fronti dove vennero impiegati i reparti italiani, anche nella battaglia d'Inghilterra. Senza alcun dubbio l'SM-79 Sparviero fu uno dei migliori bombardieri medi della guerra e sicuramente il migliore di produzione italiana. Progettato come aereo civile da 6 posti, decollò per la prima volta nel 1934 e stabilì diversi record di velocità, vincendo persino la corsa Istres-Damasco-Parigi nel 1937. Entrò in servizio con la Regia Aeronautica nel 1937, potenziato da 3 motori radiali Alfa Romeo da 750 cavalli, che furono sostituiti da motori Piaggio o Fiat da 1000 e poi da 1030 cavalli, consentendo una velocità di 427 km orari. Conosciuto come il Gobbo Maledetto, fu impiegato con grande successo nella guerra di Spagna. Era di costruzione mista con parti metalliche e parti in legno che consentivano all'aereo di resistere comunque ad attacchi anche duri. Questo lo rese molto amato dagli equipaggi. Bastavano 4 uomini per compiere missioni di bombardamento. Il suo carico offensivo era di 1300 kg di bombe. Furono costruiti 1215 esemplari per la Regia Aeronautica, ma l'aereo ebbe anche un grande successo di esportazione. All'inizio della guerra ne erano dotati 14 Stormi.
L'SM-79 era particolarmente efficace nel ruolo di aereo silurante. Gli stormi della Regia Aeronautica, il più famoso dei quali fu comandato da Buscaglia, distrussero parecchie navi della Marina inglese nel Mediterraneo.